è buono questo gelato proteico. Hai sentito questa, Squaletto? Ma perché non dici che ti stai mangiando un gelato come tutti quanti? Adesso anche il gelato proteico, lei. E invece il gelato può essere proteico, se negli ingredienti ci sono più proteine che grassi e zuccheri. Ma è davvero possibile? Scopriamolo nel video di oggi. Ciao amici, io amo il gelato, ma non i sensi di colpa che mi assalgono dopo che l'ho mangiato. Chi mi capisce? Siamo in tanti. Con questo caldo ho tanta voglia di gelato, anzi, a pranzo a volte non ho voglia di niente altro se non di un bel gelato fresco. Ma attenzione, dove trovare un gelato veramente sano? Quelli in commercio hanno sapori così artificiali, sono pieni di grassi per ottenere quella cremosità e di zucchero per creare dipendenza. Sì, in certe città c'è qualche gelateria specializzata, ma non è per niente facile trovare un buon gelato che sia anche nutriente, sano e adatto alla dieta per non ingrassare. Alla fine ho trovato una soluzione, perché non voglio rinunciare alle cose buone, ma non voglio neanche farmi del male con schifezze poco sane come vi racconto sempre. Quindi io mi faccio in casa il gelato della Foodspring. È facilissimo da fare, buonissimo da mangiare e sanissimo per non ingrassare. Questo gelato è proteico perché contiene più proteine che grassi e zuccheri. Ora vi faccio vedere come si fa, ma prima, ma se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Basta mettere nello shaker la polvere proteica per il gelato e un po' di acqua o latte di riso o latte vegetale. Le quantità sono sulla confezione. Poi bisogna agitare bene, versare il mix direttamente nelle coppette o negli stampini per il gelato. E voilà, è ora rinfrescarvi in freezer per almeno 4 ore. Ma se proteico, che sapore ha di bistecca? Ma no, ci sono diversi gusti e sono uno più buono dell'altro. Cioccolato, vaniglia, fragola, classici e poi cocco e mango, tropicali. Detto tra noi, io adoro questo gelato proteico anche perché è tanto facile da preparare. Così abbiamo subito pronto in freezer un dolce sano, nutriente, fresco e gratificante. Ma cosa vogliamo di più? Va bene anche per chiudere i pasti con dolcezza, se proprio abbiamo questa abitudine. O prima o dopo l'allenamento sportivo. È adatto a tutte le età. Insomma, il gelato proteico va bene sempre e ogni volta che ne hai voglia. E la dieta? Ma è perfetto per la dieta. Prima di tutto ci tiene lontani da tentazioni e schifezze varie, anche se abbiamo caldo e voglia di qualcosa di dolce, cremoso. Poi contiene solo nutrienti sani, la componente proteica aiuta a tenere attivo il metabolismo e ha poche calorie perché è dolcificato con stevia. Grazie alla sponsorizzazione della Foodspring per questo video potete avere uno sconto del 15% su tutti i gelati proteici. Basta usare il link che trovate in descrizione e usare il codice sconto Vignali piccolo YT grande, comunque è tutto scritto in descrizione. Per vedere tanti altri video su come dimagrire in modo sano e veloce, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella delle notifiche per attivare tutte le notifiche e aiutatemi a far crescere il canale abbonandovi con un piccolo contributo mensile. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani, con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Va bene. E no, alla fine...